Siamo in presenza di un'emergenza sanitaria e in un momento come questo di forte incertezza è necessario rassicurare i lavoratori e trovare soluzioni concrete ai problemi che tutti i settori stanno indistintamente conoscendo in queste ore. Leo Malandra, segretario generale della CISL per Abruzzo e Molise, ci spiega qual è la situazione lavorativa nella nostra regione. Pensiamo per esempio alla Val di Sangro, dove c'è un forte agglomerato di produzione che riguarda la nostra regione. Nelle grandi aziende in questo momento si sta cercando di riorganizzare il lavoro complessivamente nel rispetto pieno delle normative che sono state date, quindi nel rispetto delle distanze, delle tempistiche di lavoro ed altro. Chiaramente anche tutto l'indotto della Val di Sangro seguirà lo stesso tipo di regolamentazione nuova delle distanze di lavoro. Le piccole aziende invece stanno cercando di capire come organizzarsi e sappiamo che hanno chiesto aiuto soprattutto ai sindacati. Qual è stata la vostra risposta? Le piccole aziende hanno qualche difficoltà in più. Si parla di cassa integrazione, si parla di cassa integrazione in deroga anche per le più piccole, quelle da un dipendente a 5 dipendenti. In questo caso c'è bisogno di accordi dove queste aziende intendono continuare nella produzione, in altri casi si chiede di mettere momentaneamente in congedo ordinario, in ferie, comunque l'occupazione va salvaguardata. E poi c'è anche la vicenda delle partite IVA, ma anche del terziario e del commercio che dovranno riorganizzarsi. Per quanto riguarda il settore del terziario e delle partite IVA c'è stata la sensibilità del governo che ha tenuto conto anche di loro. E tanti commercianti, tanti esercizi commerciali, tante partite IVA avranno bisogno di un sostegno economico. Anche da questo punto di vista il governo ci ha pensato, speriamo soltanto che le somme che sono messe a disposizione arrivino subito. Ci sono poi anche i lavoratori pendolari. Ci vuole una sensibilità particolare anche da parte della regione e noi vanifichiamo gli sforzi che si fanno magari in Sevel dove si cercano le distanze di sicurezza quando poi gli stessi pendolari magari devono essere aggregati in pullman da 50 posti tutti quanti insieme senza rispettare nulla. Noi stiamo chiedendo un confronto con queste società per rendere possibile un distanziamento maggiore nell'ambito dei pullman. Se questo non sarà possibile chiederemo aiuto anche ai prefetti e alla stessa regione. Insomma, in sostanza la vostra richiesta come sindacato qual è? Condividiamo l'appello di stare a casa chiunque non abbia necessità di produrre per necessità del paese. Dopodiché per tutti gli altri noi chiediamo l'attivazione di una task force anche per via telematica con la regione. La regione deve mettere a disposizione quanto prima le risorse e i fondi a sostegno dell'intera struttura produttiva dell'Abruzzo e del paese.